Siamo di sotto, dai. Oh, porca puttana. Povera Lara, povera. Aspetta, vabbè, magari ci provo. Dice di andare lì. Ah, sempre lo stesso discorso del piccone. Cazzo. Sempre presto, abbastanza presto, eh? Ah, ok. Anche questo portellone che sembrerebbe aprirsi e chiudere. Oh cazzo. Andiamo a vedere un po' se troviamo qualcosa sull'altro lato. Perché questo gioco qui bisogna esplorare. Infatti, abbiamo trovato qualcosa. Ora qui, altre monete antiche. E qui c'è qualcosa. E anche qua abbiamo trovato qualcosa. Oh, porca puttana. Oh porca dove cazzo sono saltato? Marimma buhaiola. Riproviamoci.
Molto probabile. Oh, cazzo. Porca puttana, com'è morta brutta. Pensavo che sceglieva qualche trappola. Invece, eccola qua. Signore, quello che dice è impossibile. Queste mani hanno infilato una lancia nel cuore del profeta. L'ho visto morire. Senza dubbio il suo popolo ha messo un altro uomo nelle vesti del profeta ucciso per continuare la sua menzogna. Parla molto di religione. Sicuramente si fa in questo modo qui. Diciamo che il livello dell'acqua ha una scadenza. Cioè, non dura un cazzo il livello dell'acqua. Aspetta. Adesso sparo direttamente lì e subito faccio. Anche perché ecco fatto. Trovo altre monete. Vedere fateci caso, adesso lei per arrivare lì sta passando i peggiori guai della sua vita e poi improvvisamente trova i nemici già sul posto. Che non hanno fatto un cazzo. Non è una critica, ovviamente, se era normale, giusto per dire. Beh. Oh cazzo. Quello dovrebbe essere il nostro amichetto che abbiamo sul ghiacciaio.
tomba del profeta. Dopo tutto questo tempo. E il manufatto? All'interno, se Dio vuole. C'è un cazzo. Delle stigmate. Apritela. Fate piano. Non ci sta un cazzo. C'è sta un cazzo e vanno ad appiandere il culo. Oh porca puttana. Chi diavolo sei? Bellissima. Sei una donna intelligente. Suppongo che tu già lo sappia. La Trinità. Dov'è il manufatto? Non so di cosa tu stia parlando. Non fare la spiritosa con me. Sei stata tu a condurci qui. Senti, era vuoto. Quando ho aperto, non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. Allora il negro non è quello che stava con noi più avanti nel ghiacciaio. Porca puttana. Dove cazzo scappa quello? Dove cazzo scappa? È bello. Porca puttana. Lara è bella, si fa male proprio per i colpi di scena. Vai, 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 vai. Vai, corri. Oh, cazzo. L'ho saltato. Ma riproviamoci. Porca troia. Ed ecco che qui è il manufatto che ho preso prima. Lara, sveglia. Adesso diciamo il fine della prima parte, dove lei raccontava di essere stata in Siria. Oh cavolo. Ah, il negrozzo. Jonah! Lara! Ho così tante cose da dirti che... Hai trovato la tomba del profeta? Sì, ma mi hanno seguita. Cosa? Chi? Si fanno chiamare la Trinità. Hanno provato a ucciderli. Che diavolo succede qui? Cominci a spaventarmi. La tomba era vuota, ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che cercava tuo padre? Sì, e c'è dell'altro. Nella tomba c'era questo simbolo. Ero sicura di averlo già visto. Stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata. L'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima di essere attaccata dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. E che c'entra con il manufatto del profeta? Lo stesso simbolo. Ah, ok, non è il simbolo della reliquia. Ti ha trovato, anche se... Se la sorgente divina è nascosta... Sembrava molto... Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. In Siberia? Stai scherzando? Ma ecco, adesso si ricollegano. Se questa cosa potesse davvero le due settimane prima. Mortalità, noi cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte, sparite.
Lara si vede troppo in film. John, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Potrebbe essere vero. Non mi importa che sia vero. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa, non c'entri. Se l'è andata a cercare. Oh cazzo. Non posso deluderlo. Non ora, è tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Fatto incazzare al negrotto. E tira pure un bestemmione. Oh porca puttana. Porca troia. Merda, Lara. Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Jenna. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Si va in Siberia, allora. Cambiare idea al negrone, eh? Sono al rifugio! Giona! Giona! Adesso sta ricollegando... Torna indietro! Non venirmi a cercare! Il tutto... Vabbè, ha raccontato un po' 2 settimane prima cosa è successo, il viaggio che ho fatto in Siria. Devo farlo da sola. E adesso è in Siberia. Insieme a Giona. Adesso abbiamo un po' collegato quello che è la storia, quello che ha fatto.